Arrivano acquerelli nuovi nuovi. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Eh sì, torna la Pentel su Arte per te, torna con un prodotto veramente veramente interessante. La Pentel con la sua linea Arts ha creato degli acquerelli, acquerelli in tubetto, e che adesso a noi andremo a vedere come funzionano. Quindi prova su strada e recensione, spostiamoci di là e andiamo a vedere come funzionano questi acquerelli della Pentel. Nuova recensione su Arte per te, oggi proviamo e dopodiché vi regalo una confezione di watercolors della Pentel. La Pentel con la sua linea Arts si sta sviluppando anche nel settore belle arti oltre che grafico, quindi proviamo subito questi acquerelli. Questa confezione è formata da 24 acquerelli da tubetti di gomma di 5 ml ciascuno. Una gamma colori amplissima in un'unica confezione. Devo dire che il tubetto da 5 ml non mi dispiace affatto, perché chi fa acquerello sa che è una quantità sufficiente affinché il colore non si essicchi nel tubetto e possa essere utilizzato fino in fondo. Quindi, perché molto spesso gli acquerelli in tubetto sono troppo grandi e l'acquerello se ne usa veramente una puntina infinitesimale, quindi molto spesso il prodotto viene sacrificato, non verrà mai usato. Bene, proviamo ad utilizzarli insieme. I colori sono anche scritti sulla confezione in inglese e anche su ogni singolo tubetto. Cominciamo subito. Per provarli, li proverò con un acqua brush della Pentel. Cominciamo subito. Se voglio prendere pochissimo prodotto e vediamo come funziona. Vado su carta d'acquerello, e do una stesura su asciutto. Accanto alla stesura da asciutto preparo anche un quadratino di bagnato e do una stesura di bagnato su bagnato. Bagnato su asciutto, bagnato su bagnato. E questo è il vermiglione numero 10. Ora proviamo il marrone, identificato come brown, su asciutto. Per il bagnato su bagnato sto usando, un pennello vaio Tintoretto, ma non penso sia importante ai fini della recensione, ve lo dico proprio per dirvi tutto. E vado, tra l'altro non sto usando una bellissima carta e lo sto facendo apposta, questo è il numero 8 brown. Proviamo il numero 3 orange. Quello che noto è che questi colori sono molto molto scorrevoli. Preparo la superficie per il bagnato. Ora vado avanti un po' e poi vi dico le mie impressioni. Ecco qui, con tutte le prove fatte, che dire, questi colori, questi acquerelli mi piacciono tantissimo. Sono degli acquerelli molto molto particolari, si mantengono, vi faccio vedere, molto compatti, all'asciugatura risultano molto opachi, matti proprio, quasi vellutati. Ci sono alcune tinte, tipo la numero 24,
4, il blu di Prussia, che è un velluto veramente bellissimo, così anche un giallo, il vermiglione, il nero e il grigio, sono veramente molto molto belli. Si comportano benissimo sia su supporto asciutto che su supporto bagnato. Il loro essere matte non significa che non siano brillanti, perché sono brillantissimi e squillantissimi e anche molto moderne come tinte. Con questo cosa voglio dire? Che è un acquarello adattissimo anche a tecniche di sperimentazione e a tecniche moderne. È fantastico secondo me per gli illustratori, per coloro che disegnano manga, perché mantiene un tratto comunque molto controllabile, sovrapponibile, modulabile, molto facile da ombreggiare per sovrapposizione, che è tipico di questo tipo di disegno. È anche molto sfumabile annacquandolo. È un colore pieno, affidabile, non fa macchie. Guardate qui, questa è una pozzanghera, queste sono tutte pozzanghere asciugate. Sì, in gamma è presente anche il bianco, che è il numero 29 e che è un bel tono di bianco molto affidabile, che comunque nell'acquerello artistico, qua lo vedete in videocamera, viene carpito il quadratino bianco. Nelle tecniche artistiche non si usa il bianco, nelle tecniche invece per intenderci artistiche di alta arte non si usa il bianco, si usa la trasparenza del foglio. Nelle tecniche grafiche, nelle illustrazioni, nei manga, in alcuni tipi di tecnica è concesso anche l'uso del bianco, ma si usano in questo caso anche bianchi più coprenti, come per esempio l'acrilico o bianchi o gouache fatte apposta. Comunque di questo ne parleremo magari in un altro video. Qui in gamma è presente il bianco. Cosa mi piace di questi colori? Innanzitutto, quindi, la stesura molto semplice, finish matte ma al contempo brillante e squillante. Il colore quindi appare matte, squillante, non vibra molto nella posizione su asciutto, diventa invece molto più vibrante, anche se mantiene un tono abbastanza netto sul bagnato. Cosa mi piace moltissimo dal punto di vista tecnico di queste confezioni? Il packaging gommoso, che permette di massaggiare il prodotto prima di aprirlo, quindi di miscelare bene la componente liquida dalla componente pastosa. Voi sapete che tutti i colori in tubetto hanno un grande gap, quando li spremete sulla tavolozza esce prima la componente liquida, che si è distaccata se ha molto sedimentato il colore, e poi la componente pastosa. In questo caso, avendo un tubetto molto flessibile ma che ritorna poi in forma, voi potete massaggiare molto bene prima e fare uscire il colore ben miscelato, senza perdere un filo di medium contenuto all'interno e senza sbrodolare chilometri di untuosità sulla tavolozza. Voto per questi colori? Io darei un bel 9 pieno, perché il colore è bello pieno, affidabile sia nella componente acquerellata, sia nella componente bagnato su bagnato che asciutto, che bagnato su asciutto. Per la pittura classica ad acquerello io utilizzerei questo prodotto con base bagnata, perché diventa appunto più mobile, più vibrante, più acquerelloso. Nella componente grafica, nella componente manga, nella componente illustrazione, bellissima anche la sovrapposizione asciutto su asciutto. Insomma, è un bellissimo range di colori, fatto molto bene e sta molto bene entro i margini, quindi non sbrodola troppo. Ecco, una cosa che mi piace molto di questi colori utilizzandoli è che sono molto molto controllabili, quindi adatti anche ai principianti volendo, e facilissimi da conservare. Bene ragazzi, vi lascio alle foto, spero che questa recensione vi sia stata utile. Il prezzo non lo conosco, vado a cercarlo su eBay e ve lo metto qui sotto nell'info box. Non so dove li vendano, in generale per i prodotti di belle arti funziona: vai dal tuo negoziante di belle arti e richiedi il prodotto. Più richieste avrà il negoziante, più lui sarà propenso a ritirarlo, perché è anche un suo interesse vendere. Quindi fatevi presenti con il vostro negoziante, se cercate un prodotto puntate i piedi e scegliete quello, perché se lui vi dà un'alternativa ovviamente non avrà mai interesse di ritirare il prodotto che state cercando. Bene, quindi detto ciò, vi lascio alle foto e noi dico tutto questo perché poi me lo chiedete
alla fine giù nei commenti e io non so rispondervi. Io faccio così con i miei negozianti di fiducia. Vi guardate ben bene la foto e il range dei colori e poi venite di là che ho per voi una confezione di watercolor. A dopo! Mi piacciono per le cose che vi ho indicato, la praticità di miscelazione all'interno del tubetto, il fatto che quindi il tubetto in gomma riesca, consenta una migliore conservazione, la gamma di colori veramente alta, il prezzo ve lo lascio qua sotto nel box informazioni, insomma, spero vi siete fatti un'idea di questo prodotto che ancora sul piano del lavoro di Arte per Te non era arrivato. Se la cosa vi è gradita, voglio regalarvene una confezione in maniera tale che anche voi possiate provarli e concordare o dissentire dalla mia recensione. Allora, pronti? Da questo momento commenti a valanga qua sotto, lasciate tutti i commenti che volete, ditemi per cosa li userete, perché li desiderate, se vi è piaciuta la recensione, se vi piacciono queste recensioni o se vi annoiano, se le ritenete utili, insomma lasciate i commenti che volete, potete lasciarmi anche tanti cuoricini se desiderate. Alla fine io estrarrò un solo vincitore e a quello andrà andrà il premio. Unica regola per partecipare: essere iscritti ai miei 3 canali YouTube, Due Cuori Una Cappa, Ombretta e Arte per Te. I link li trovate qua sotto nel box informazioni e lasciare il commento entro e non oltre questa data. Poi io sorteggerò. Ragazzi, io con i sorteggi vado molto lenta perché andare alla posta a Catania significa inoltrarsi in un girone dell'inferno dantesco, quindi io cerco di racimolare più pezzi possibili e andare una volta ogni tot alla posta a perdere quella mia bella mezza giornata. Quindi io li estraggo, ma poi per la ricezione del premio dovete avere un attimino di pazienza. I premi arrivano, miliardi di giveaway sono stati fatti su Arte per Te e sempre i premi sono arrivati, è solo una questione di tempo. Adesso basta parlare, se il video vi è piaciuto acquerellatemi un bel pollice in su, condividetelo sulle vostre pagine Facebook, lasciate tanti commenti qua sotto, in bocca al lupo a tutti e noi ci vediamo sempre qui per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, ciao, alla prossima volta!